Il film si apre in un regno distopico governato dalla famiglia Van der Kooi. La famiglia comprende il capo Hilda, suo fratello Gideon, sua sorella Melanie e il marito di Melanie, Glenn. Sono noti per punire chiunque osi parlare contro di loro. Ogni anno tengono una cerimonia nota come il Culling, in cui 12 ribelli vengono raccolti e uccisi in diretta televisiva. Successivamente ci viene presentato un ragazzino di nome Boy, che vive con sua madre e la sua sorellina Mina. I fratelli sono molto legati e si divertono a fare cose semplici come giocare giochi arcade e guardare la TV. Sfortunatamente, un giorno il loro mondo felice va in frantumi quando la famiglia Kooi li cattura. Durante la cerimonia di abbattimento, la madre e la sorella del ragazzo vengono uccisi proprio davanti a lui. Quest'ultimo viene poi torturato, gli viene rimossa la lingua e viene appeso un albero. Il ragazzo pensa che sta per morire, ma uno sciamano arriva inaspettatamente in suo soccorso. Più tardi, Boy scopre che lo sciamano è un membro della resistenza e amico di sua madre. Lo sciamano lo aiuta ad affrontare il suo trauma e inizia a insegnargli le arti marziali. Ogni giorno, il ragazzo si impegna in un intenso allenamento fisico e mentale con l'obiettivo di uccidere Hilda. Come parte del suo rigoroso addestramento mangia insetti e viene sepolto sottoterra respirando attraverso il bambù. Poiché è sordo e muto, impara anche a leggere le labbra per capire le altre persone. Durante questo periodo, a Boy manca molto Mina, che era l'unica che lo supportava. Lo sciamano gli consiglia di dimenticare il suo passato, ma anche se Boy è riuscito a dimenticarne la maggior parte, non può dimenticare sua sorella. Spesso ha delle allucinazioni in cui parla con lei, dove lo motiva ancora di più a compiere la sua missione. La scena poi si sposta a molti anni dopo, dove Boy è diventato un giovane uomo e sta combattendo con il suo mentore. Grazie all'addestramento dello sciamano, ha rafforzato il suo corpo ed è finalmente vicino alla vittoria. Tuttavia, all'ultimo momento, viene distratto da un'allucinazione di Mina e finisce per essere sconfitto. Questo delude lo sciamano e mormora che Boy non è ancora pronto. Un pomeriggio i due si recano nella città, dove Boy incontra una simpatica venditrice di fiori. Gli porge un fiore e Boy è felicissimo di essere trattato con gentilezza per la prima volta dopo molto tempo. Il loro dolce momento viene però interrotto quando appaiono i soldati governativi che attaccano i residenti. Si scopre che sono venuti per radunare le persone per l'imminente cerimonia di abbattimento. Lo sciamano e il ragazzo si nascondono rapidamente quando notano che la famiglia reale sta selezionando le persone per il prossimo giro di omicidi. Dopo un po', una donna tra la folla urla con rabbia a Glenn e lo chiama un burattino della famiglia Kooi. Lui si arrabbia e le spara, ma finisce per uccidere qualcun altro. Ne consegue il caos quando i residenti iniziano ad attaccare i funzionari. Gideon è quindi costretto a portare con sé un assassino con l'elmetto di nome June 27, che massacra tutti causando problemi. Alla fine, per la cerimonia rimangono solo 6 persone. Vedendo ciò, i dolorosi ricordi del suo passato riaffiorano in Boy e decide di uccidere Hilda alla cerimonia di quella sera. Lo sciamano lo avverte che non è ancora pronto, ma Boy ignora il suo consiglio e insegue Glenn e gli altri. Mentre la banda è bloccata nel traffico, lui si intrufola nel bagagliaio dell'auto di Glenn e si nasconde con un cadavere. Poco dopo, Glenn e Gideon arrivano in un magazzino, dove si confrontano con una Melanie arrabbiata. È furiosa con loro per aver provocato un massacro e per non essere nemmeno riusciti a radunare 12 persone per il Culling. I due uomini cercano di attribuirsi la colpa a vicenda, ma Melanie ordina loro di prendere 6 persone dalla strada per la cerimonia. Nel frattempo, Boy esce dal bagagliaio dell'auto e inizia a camminare attraverso il magazzino. Viene presto distratto dalla visione di Mina, che lo fa scoprire da dei soldati. Iniziano poi a sparargli contro, ma Boy usa le sue abilità per finirli uno per uno. Tuttavia, non importa quanti ne uccide, continuano ad arrivare. Il ragazzo alla fine scappa da lì e mentre si nasconde incontra un uomo di nome Basho. Quest'ultimo sembra essere prigioniero e si offre di aiutare a uccidere Hilda se lo libera dalle manette. Il ragazzo all'inizio è titubante, ma alla fine decide di liberarlo. Successivamente i due si alleano ed eliminano tutti i soldati nel magazzino. Trovano quindi Glenn e procedono a torturarlo. Interrogato, rivela che Hilda, insieme all'intera famiglia Kooi, sarà nella villa per celebrare la cerimonia di abbattimento. Glenn implora di essere lasciato andare, dicendo che non è malvagio come il resto della famiglia. Si offre persino di aiutarli a intrufolarsi, ma Basho fa cadere accidentalmente una morsa sul suo viso, uccidendolo sul colpo. Successivamente, i due scappano dal magazzino e arrivano nel luogo segreto della resistenza. All'improvviso, Boy viene tenuto sotto tiro da un uomo di nome Benny, ma Basho interviene e spiega che è un amico. I due uomini si abbracciano e Basho si chiede dove sono tutti gli altri. Benny rivela che le autorità li hanno trovati e li hanno uccisi tutti. Quando Basho apprende che anche la sua amante è stata uccisa, rimane sconvolto e scoppia in lacrime.
Successivamente, i tre iniziano a prepararsi per intrufolarsi nella villa d'Hilda. Il ragazzo indossa un costume da chef, mentre gli altri due si travestono da guardie. Mentre il ragazzo gira per la villa fingendo di essere uno chef, ha di nuovo una visione di Mina. Gli dice di provare i dolcetti, e quando lo fa si rende conto che sono buonissimi. Il ragazzo non ha mai mangiato una cosa più deliziosa, e continua a mangiare più che può. Tuttavia, Basho gli si avvicina velocemente e gli ricorda di non distrarsi. Nella scena successiva Boy va in cucina e si toglie l'uniforme. Gli altri operai lo notano, quindi afferra i coltelli e li combatte tutti. Usa anche una grattugia per ferirli brutalmente. Dopo aver ucciso tutti, Boy va nella sala da pranzo e taglia la gola a una guardia. Vede poi Hilda al tavolo principale e le taglia rapidamente la testa in un colpo solo. Mentre gli altri urlano di terrore, Boy afferra la testa decapitata, solo per rendersi conto che non è Hilda. Proprio in quel momento Gideon appare con dei soldati e spiega che sapeva che qualcuno avrebbe tentato di uccidere Hilda, così ha preparato questa trappola. Convoca quindi June 27, che inizia a combattere il ragazzo. I due continuano a scambiarsi colpi finché Boy non prende il sopravvento e le toglie il suo casco. Quando vede il suo vero volto, si distrae e lei lo mette rapidamente fuori combattimento. Qualche tempo dopo, Boy si risveglia legato a una sedia con June 27 davanti a lui. Lei gli chiede dove si trova lo sciamano e gli promette di lasciarlo andare se la aiuta. Il nostro eroe però non è disposto a tradire il suo mentore, quindi la ragazza se ne va frustrata. Qualche istante dopo, Gideon gli si avvicina e gli rivela che Hilda ha paura dello sciamano, ed è per questo che continua a uccidere persone innocenti. Afferma di essere stanco di tutto questo spargimento di sangue e vuole che finisca. Gideon implora Boy di rendere le cose più semplici e chiede l'indirizzo dello sciamano, ma ancora una volta rifiuta. Senza altra scelta, Gideon decide di portarlo nella sala delle esecuzioni. Poco dopo il ragazzo viene legato e gli viene messo un collare shock intorno al collo. Melanie gli si avvicina e gli dice di aver commesso un errore uccidendo suo marito. Dichiara poi che lo renderà un esempio per tutti e lo porta sul set. Presto Hilda appare sul palco e inizia a tenere un discorso. Tutto inizia bene, ma presto diventa mentalmente instabile e punta una pistola contro la folla. Fortunatamente, prima che possa causare danni, Melanie le corre incontro e la porta via da lì. Successivamente inizia la cerimonia e i carnefici iniziano a uccidere le persone una dopo l'altra. Con le mani legate, Boy si sente spaventato e si rende conto che non può scappare, ma pochi secondi prima di essere ucciso ricorda che Gideon gli aveva passato segretamente un bisturi in precedenza. Il ragazzo lo usa per tagliare con successo le corde e scappare, ma Melanie era preparata per questo e attiva il collare elettrico sul suo collo, rendendolo incapace. Un gruppo di elfi poi trasporta Boy e lo posiziona su un tavolo. Appare un uomo vestito con abiti da capra che si prepara a ucciderlo con un martello, ma l'uomo finisce per attaccare gli elfi, rivelando di essere Basho. Anche Benny appare sul palco e porge a Boy una pistola tirapugni. I tre uniscono quindi le forze e iniziano a combattere insieme i soldati. Nel mezzo di questo caos, Melanie si avvicina al palco e tenta di sparare a Boy, ma Benny interviene e prende il proiettile al posto suo. Il poveretto viene ferito a morte e finisce per morire tra le braccia del ragazzo. Sfortunatamente, Melanie sfrutta questa opportunità per sparare anche a Basho. Boy allora si precipita sul palco e la placca immediatamente usando una mascotte di ananas come scudo. Dopodiché, la lega a una sedia, ma lei afferma che questo non farà altro che rafforzare i suoi ascolti televisivi. Melanie lo sfida a renderla una martire in diretta televisiva. Il ragazzo obbedisce e le spacca una telecamera in faccia, uccidendola all'istante. Mentre la telecamera si allontana, vediamo il suo corpo crollare a terra, rivelando un volto trafitto da punte di metallo. Successivamente, Boy esce nei corridoi e trova Gideon sdraiato a terra. Gideon rivela che sua sorella Melanie lo ha tradito sparandogli. Consegna quindi la chiave a Boy che gli permetterà di accedere al bunker dove si nasconde Hilda. Il ragazzo procede ad ucciderlo, ma gli appare una visione di Mina che gli ordina di fermarsi. Dice che Gideon lo ha aiutato quando nessun altro lo ha fatto. Tuttavia, Boy risponde che non è reale e che sua sorella è morta. Non appena dice questo l'allucinazione scompare e decapita brutalmente Gideon con una spada. Si dirige quindi verso il bunker dove si nasconde Hilda. Quest'ultima appare sullo schermo della porta e avverte che se entra morirà inutilmente. Il ragazzo le risponde che non è per niente e le mostra un disegno di Mina della loro infanzia. Hilda è sorpresa dalla foto e interrompe bruscamente il video. Successivamente Boy apre la porta del bunker e un gruppo di soldati lo affronta, ma loro sorprendentemente non sparano e June 27 rivela che Hilda lo sta aspettando. Il ragazzo poi lascia cadere la spada ed entra in un lussuoso soggiorno. Lì, è sbalordito nel vedere il suo piccolo sé nella grande foto della famiglia Coy.
In quel momento i ricordi riaffiorano, e finalmente ricorda che Hilda è sua madre. Quest'ultima lo abbraccia immediatamente e afferma che lo ha cercato per tutti questi anni. In un flashback, vediamo che Boy non stava partecipando all'abbattimento come una vittima, ma come un carnefice. Sua madre gli ha dato una pistola e lo ha costretto a sparare allo sciamano e alla sua famiglia. Il ragazzo terrorizzato finì per sparare maldestramente, uccidendo la moglie dello sciamano e la figlia. Fuggì quindi frettolosamente dalla scena, e anche lo sciamano colse l'occasione per scappare. Successivamente, Boy andò nel bosco, dove lo sciamano lo trovò. L'uomo usò quindi la LSD e delle torture psicologiche per deformare la sua mente, facendogli dimenticare la sua identità. Lo ha convinto che la sua famiglia era morta, uccisa niente meno che dalla dittatrice Hilda. Si tagliò anche la lingua, lo rese sordo, e lo mandò a vendicarsi. Nel presente Boy è scosso quando si rende conto di far parte di questa mostruosa famiglia. È ancora più scioccato quando Hilda rivela che sua sorella Altri non è che June 27, che pensava fosse morta. June 27 si toglie l'elmo, ed è emozionata nel vedere suo fratello dopo tanto tempo. Hilda supplica quindi Boy di rivelare l'indirizzo dello sciamano affinché possa prendersi la sua vendetta, ma nonostante questo lui non vuole tradire il suo maestro. Infuriata, Hilda dice a June 27 che suo fratello se n'è andato da tempo e che non gli importa della famiglia. Le dice di ucciderlo e di farla finita. June 27 poi prende un'ascia, ma si emoziona mentre ricorda i loro ricordi d'infanzia. Così, all'improvviso, si gira e colpisce Hilda sulla fronte. In seguito molti soldati attaccano lei e Boy, ma i fratelli lavorano insieme per sconfiggerli con una pistola Gatling. Quando arrivano altri soldati, si precipitano all'ascensore per scappare. Una volta lì, June 27 dice a Boy che, sebbene la madre continuasse a dire che era morto, non ha mai perso la speranza e credeva che fosse vivo. Spiega che voleva vendicarsi di coloro che gli hanno fatto del male, ed è per questo che è diventata un mostro. Qualche istante dopo la porta dell'ascensore si apre, ed escono fuori per incontrare lo sciamano. Quest'ultimo si congratula con il ragazzo per aver completato la missione, ma insiste che non è ancora finita. Gli chiede poi di uccidere anche sua sorella, perché anche lei fa parte del male. Il ragazzo ci pensa un po', ma rifiuta poiché è l'unico membro della famiglia che ha. Per questo motivo, lo sciamano perde la calma e inizia ad attaccarli entrambi. Sferra un potente colpo alla testa di June 27, rompendole l'elmo. Con sua sorella gravemente ferita, Boy inizia a combattere lo sciamano da solo. È indifeso contro il suo insegnante, che conosce ogni sua mossa e debolezza, ma continua a combattere e in qualche modo riesce a strappare la collana dello sciamano, che ha una piccola roccia tagliente su di essa. Il ragazzo infila quindi la collana nella gola del suo mentore, e alla fine lo uccide. Successivamente va a controllare la sorella, che è gravemente ferita. Lei gli chiede di scappare dicendo che adesso è libero di vivere la sua vita, ma Boy si rifiuta di andarsene senza di lei, e la porta fuori dal posto. Il film si conclude con un flashback della loro infanzia, dove hanno stretto un patto per restare uniti e proteggersi a vicenda per la vita. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!